Buona domenica a tutti, buon pomeriggio, grazie per i complimenti. Allora, diciamo che voglio iniziare questa intervista prima di soffermarmi appunto sulla vittoria di ieri. Vorrei farti una domanda che tutti i tifosi di Piacenza vorrebbero farti, penso, in questo momento, e cioè che cosa succede alla tua squadra al tie-break? Perché è come se a un certo momento della partita scattasse una specie di luce rossa nella testa dei tuoi giocatori che improvvisamente cambiano ritmo. Io faccio fatica a darmi una spiegazione razionale, quindi vorrei il tuo punto di vista a riguardo, ecco. Ma credo che siamo una squadra che fa fatica a carburare, a capire bene il ritmo della gara. E poi a un certo punto entriamo nella partita, in particolare al servizio, aumentando le prestazioni. E da qui c'è una minima spiegazione. Io come tecnico più che altro mi chiedo spesso perché ci mettiamo così tanto a entrare nel ritmo della partita, e questa è la domanda che mi faccio io. Domanda più che legittima, la tua squadra peraltro ha una età media, insomma, che non è bassissima, perché se andiamo a vedere Parodi 31 anni, Marshall 38 anni, Fei 39 anni, Josifov 32, insomma, a vedere l'età riesce difficile credere che questa squadra abbia disputato 8 tie-break vincendone poi 6, cioè avere la forza mentale, non solo mentale, ma anche fisica poi di Ma anche averla fisica, meglio. sì, esatto. Infatti, grossi complimenti al preparatore che riesce a consegnarmi una squadra che, insomma, quando la partita si fa lunga rimane lucida e fisicamente pronta. Quindi, insomma, merito un po' di tutti, dei ragazzi che aumentano le loro prestazioni nel finale della gara e anche dello staff che riesce a prepararli bene. Ecco, l'altra faccia della medaglia, quella che dicevi giustamente già tu, è che questa squadra fatica invece nella parte iniziale, è un po' come un diesel, insomma, ci mette un po' a carburare. Tu come ti spieghi a Ma questo? non è stato sempre così, eh. Abbiamo vinto anche dei primi set, dei secondi set in maniera buona. Io direi che c'è da valutare gara per gara. In questa gara abbiamo visto una Milano partire molto forte, anche perché sappiamo bene che i gruppi si esprimono meglio quando sono in difficoltà, no? Milano era in difficoltà perché mancava loro l'opposto titolare. E hanno proposto veramente nei primi due set un ritmo di gioco molto alto che noi abbiamo faticato a leggere, anche perché tatticamente, pur nella semplicità di capire che era una squadra che giocava senza l'opposto, altre situazioni sono state diverse. Lì abbiamo un po' faticato a entrare tatticamente nella partita, però credo che anche nella fase break si possa fare di più anche a inizio gara attraverso un atteggiamento più aggressivo e più sbarazzino, se vogliamo, in alcuni fondamentali come il contrattacco. Fermo restando che Fei e Clevenot sono ormai due punti fermi del nostro attacco, ieri ha fatto molto bene anche Simone Parodi, che partita dopo partita diventa sempre più importante, insomma. Sì, beh, Fox è quello che ha il rendimento più costante in questo momento, è un buon periodo di forma. Speriamo che questa sosta ce lo riconsegni riposato, ma soprattutto ancora mentalmente pronto a giocare come sta facendo. Gli altri sono stati un po' altalenanti. Simone ieri ha fatto bene, la partita scorsa non ha fatto bene altri. Ecco, forse Trevor è quello che in questo momento fa più fatica a entrare nella partita. Però, insomma, se devo scegliere tra cominciare bene e finire male o il contrario come sta facendo noi, preferisco il contrario. Ah, su questo non c'è dubbio, mister. Avete iniziato molto bene il vostro 2018. Che obiettivi ti dai come allenatore nell'immediato? Cioè, qual è l'aspetto su cui secondo te dovete migliorare subito? Ecco. Ma ecco, questo l'approccio alla gara e soprattutto la continuità del rendimento in tutti i fondamentali. Noi sappiamo bene che siamo molto, molto forti a muro, sappiamo bene che abbiamo un cambio palla che ci invidiano tutti. Sulle altre cose dobbiamo essere più continui per raggiungere questi playoff, che è durissima quest'anno, veramente, come vediamo ogni domenica da tutti i risultati. Tra l'altro oggi si giocherà una partita molto importante tra Ravenna e Padova, che sono due nostre concorrenti per l'accesso ai playoff. Volendo sognare, mi piacerebbe non raggiungere i playoff da ottavo, cioè ma raggiungere una posizione che ci consenta di
avere qualche chance di passare il turno una volta centrati i playoff. Al momento Piacenza è sesta, ma ha ricordato il mister, ovviamente deve essere ancora disputata questa partita come le altre di questa giornata di campionato, e poi ci sarà Castellana Grotte, mister che è penultima in classifica. Con tutto rispetto per gli avversari, ovviamente i favori del pronostico sono per Piacenza, ma è la classica partita su cui non scivolare, la buccia di banana su cui non cadere. Assolutamente no, anche perché questa squadra, vi ricordo che è stata capace di vincere con la Lugo, che è prima in classifica, quindi questo la dice lunga sui valori delle squadre e soprattutto sulla vicinanza dei valori tecnici di questa Superlega. Quindi mai sottovalutare nessuno, giocarsi ogni partita al 100%. Grazie ancora ad Alberto Giuliani, in bocca al lupo a questo punto per le prossime partite. Grazie, crepi il lupo, risentirci a presto. Perfetto, riprendiamo la linea, grazie di nuovo mister Giuliani.